ragazza e alla sua famiglia. Ed è la Procura di Firenze a coordinare tutte le indagini sul maniaco seriale delle prostitute, anche sui casi finora trattati dalla Procura di Prato. Nell'ufficio del PM Paolo Canessa sono riuniti i fascicoli relativi a tutti gli episodi, anche le aggressioni avvenute a Calenzano, la cui giurisdizione ricade sotto il Tribunale Pratese. Quanto emerge in ambienti giudiziari fiorentini, dove si fa rilevare che la Procura di Firenze ha tratto tutti gli episodi conosciuti proprio perché il reato di maggior gravità si è verificato in territorio fiorentino. Il PM Canessa, dicevamo, che è anche conosciuto per essere stato il pubblico ministero nei delitti del mostro di Firenze. Abbiamo sentito anche l'opinione del regista Paolo Cochi, che ha curato un documentario proprio sul mostro di Firenze, che ha detto è esagerato paragonare i due episodi. Sentiamo. Fare un'analogia con i delitti del mostro lo trovo un pochino esagerato perché comunque i delitti del mostro è stato un lungo periodo di 17 anni di omicidi e diciamo di 30 Di processi, di processi. vicende processuali. E quelli erano delitti di un serial killer decisamente più Organizzato. organizzato. Quando si parla invece della tua passione per questa vicenda storica per Firenze, purtroppo una macchia, ma sappiamo che Firenze non ha solo questa di macchie, perché? Ma Firenze è una città estremamente particolare da questo punto di vista. Nel passato, ma vediamo anche oggi, continuano a cadere dei delitti veramente atroci, veramente incredibili. Questi succedono anche in altre parti del mondo. Sì, sicuramente. La mia passione nasce appunto con il mostro di Firenze. Da ragazzino, insomma, mi ricordo di questi delitti, li seguivo per quello che poteva essere l'età. Poi ricordo il processo Pacciani, compagni di merende, e da lì poi è partito un Poi la tua interesse. idea è che si fosse innocente Pacciani, giusto? Secondo me sì, c'è una verità storica e una verità giudiziaria. Secondo me, è mia opinione, non, Pacciani e i compagni merende non hanno nulla a che fare con i delitti del mostro di Firenze. Presidente.